Il Leone d'Oro vola in Spagna con La stanza accanto di Pedro Almodóvar e si conclude così una splendida edizione dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un film su un tema scomodo, quello dell'eutanasia, che però lascia belli ori di vita. Basicamente sì. Il mio è un film che vuole parlare di solidarietà, di umanità. L'eutanasia è sicuramente un tema scomodo, anche in Spagna, da affrontare, ma io non ho intenzione di parlarne dal punto di vista politico. Io voglio parlare di umanità, di solidarietà, di rispetto. È questa la mia convinzione. Sono molto felice di questo riconoscimento, ma lo voglio condividere con tutti, in particolare con le due interpreti. Tra i premi principali del Palmarès c'è anche l'Italia con due riconoscimenti: il Leone d'Argento Gran Premio della giuria a Vermiglio di Maura Del Pero, ottimo segnale per il cinema italiano di una piccola produzione indipendente, e con il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti a Francesco Gheghi, 22 anni, nel film Famiglia di Francesco Costabile. Film che è nato dalla morte del mio papà, poi mentre scrivevo è morta pure la mia zia perché erano tutte persone grandi, però ne sono arrivate di nuove, mia figlia, Juana Caterina, quindi è stato proprio un film familiare. Venezia cosa rappresenta per te? Beh, è un festival meraviglioso, sono stata molto contenta perché il comitato di selezione ha amato subito il film, l'hanno proprio abbracciato fin da subito, per cui è stato non solo una grande gioia essere selezionati, ma non avevamo dubbi che volevamo essere qui perché sentivamo di essere voluti, amati. Alle donne, giovani registe emergenti, che consiglio ti sentiresti di dare dopo aver preso questo grande premio? Di non lasciarsi intimidire dalla storia che abbiamo dietro di noi e di guardare al futuro e di guardare a esempi positivi e stimolanti. Tutta la mia famiglia, tutta la mia vita, il mio lavoro. Oh, io mi metto a piangere, ragazzi, cioè, mi viene. Metto a piangere, quindi. A chi lo vuoi dedicare? Lo dedico alla mia mamma, a mio papà, che mi hanno dato un'infanzia felice, serena, e questo film ce lo racconta perché non è sempre facile, per tutte le famiglie. E quindi dedico questo film, oltre ai miei genitori, al futuro, alle famiglie del futuro, ai ragazzi, ai giovani, e spero che vedano questo film. Soprattutto i giovani. Venezia è nel tuo cuore. Venezia sarà sempre nel mio cuore. Infine, un primo bilancio con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Alcuni film di Venezia li ritroveremo nei mesi prossimi a correre per la vita statuetta dell'Academy. Comunque se ne aspettava un successo di questa portata per Venezia 81. Ma io non mi aspetto mai come dire, il successo. Il successo è il frutto di tanti elementi che sono in qualche misura anche un po' imprevedibili. Abbiamo lavorato tantissimo e sono contento che questo successo premi l'impegno che abbiamo messo nel preparare questa 81esima mostra.